Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi andremo ad esaminare tutte le tecniche di intensità, quali sono, quando applicarle e perché applicarle. Bisogna sottolineare però che le tecniche di intensità non vanno ad intensificare propriamente lo stimolo, ma vanno ad intervenire su due aspetti. Un aspetto qualitativo, cioè differenziano lo stimolo, e un aspetto quantitativo. Sappiamo anche che l'ipertrofia è un rapporto tra stimolo e recupero. Anzi, dovrei dire tra stimoli, perché ce ne sono una grandissima varietà e le tecniche di intensità vanno proprio a cercare di variare il più possibile il tipo di stimolo. Ma come si fa a differenziare uno stimolo? Beh, per esempio esistono delle tecniche di intensità che andranno a differenziare l'RM, quindi il nostro reps range. Ogni reps range rappresenta uno stimolo diverso che andiamo ad imprimere sul distretto target. 5-6 RM, 8-10 RM, 15-20 RM, sono tutti stimoli differenti. Man mano che si alza il rep range andremo sempre di più verso uno stimolo metabolico, a discapito quindi degli altri due meccanismi ipertrofici, danno muscolare e tensione meccanica. Se l'RM sta sul reps range meccanico ipertrofico, quindi 8-10 ripetizioni, sicuramente verrà esasperato il meccanismo ipertrofico tensione meccanica a scapito ovviamente del danno muscolare e dello stress metabolico. Se abbassiamo ancora di più il reps range, andremo a dare priorità al danno muscolare, mettendo in secondo piano quello che sono tensione meccanica e stress metabolico. Quindi la differenziazione del reps range è un metodo qualitativo con il quale agiscono le tecniche di intensità. Mentre l'aspetto quantitativo, l'aspetto quantitativo lo puoi trovare in tecniche di intensità come cluster set o rest pose, dove mantenendo lo stesso RM vado a cercare più punti di cedimento aumentando le ripetizioni. Quindi esiste un aspetto qualitativo e un aspetto quantitativo con il quale le tecniche di intensità ci daranno vantaggi. Per i neofiti è sicuramente più impattante e funzionale l'aspetto qualitativo piuttosto che quello quantitativo. Non devo far più di quello che faccio già. Il neofita cresce già facendo poco. L'aspetto qualitativo però, tecniche particolari come l'iso hold per esempio, una super slow, possono far sì sicuramente che il neofita tragga beneficio magari nelle settimane centrali o finali di un mesociclo. Per un intermedio o un avanzato invece, l'aspetto quantitativo diventa fondamentale, perché andrò ad aumentare lo stimolo senza andare ad aumentare il volume, esercizi, serie. In generale voglio specificare che tutte le tecniche di intensità sono adatte solo ad atleti che già riescono ad arrivare a cedimento almeno tecnico, proprio perché servono ad andare ad intensificare un lavoro già portato ad esaurimento. Iniziamo! La prima tecnica di intensità che voglio andare a vedere è una delle più famose ed è lo stripping. Consiste nell'arrivare a cedimento su un determinato RM e senza recupero calare il peso e arrivare ad un nuovo cedimento. Normalmente questo calo di peso dovrebbe essere di un 20%, ovviamente più il carico è elevato più sarà questa percentuale di calo peso, per non andare ad incrementare troppo lo stress neurale. Quante volte devo arrivare a cedimento e calare il peso? In realtà non c'è un numero prestabilito, addirittura si potrebbe arrivare anche a 7, 8, 9 drop o addirittura quello che è chiamato il drop della morte. Ed è drop. Quindi arrivare ad un cedimento eccentrico. Lo stripping è sempre senza recupero ogni volta che devi calare? In realtà no, non è detto. Ci sono anche varianti di stripping dove uno può riprendere fiato in 5-10 secondi al massimo. Ovviamente se lo stripping è effettuato su esercizi a grosso carico neurale come una pressa, uno squat. Lo scopo di questa tecnica è quella di differenziare lo stimolo su reps range differenti ma senza dissipare troppe energie. Quindi noi immaginiamoci una serie di stripping composta da più miniserie dove fra di loro andrò a calare, droppare sempre il peso. In quali esercizi inserire lo stripping? In tutti gli esercizi di preaffaticamento, in tutti gli esercizi meccanici dove voglio arrivare veramente a cedimento e perché no anche in tutti gli esercizi di all out dove voglio spremermi al massimo. Dove non andrei ad inserire lo stripping? Non lo andrei ad inserire in esercizi, magari anche in gruppi muscolari carenti dove non voglio perdere neanche un minimo di tensione. Mettiamo il caso che il vostro gruppo carente sia il dorso, che già è faticoso, no, nel mantenere in tensione costante. Bene, quello è un esercizio dove io eviterei lo stripping come tecnica di intensità, proprio perché droppando il peso e staccandoci un po' dalla tensione continua rischiamo di perderla. Proviamolo. Ora Clarys mi darà una mano come spotter, io resterò concentrato sulla serie e lei dropperà il peso. In questo caso faremo solo un drop. Let's go!
poco. Questa tecnica è un ottimo metodo di differenziazione dello stimolo, perché andremo su reps range differenti. Se nella prima miniserie iniziale andiamo a cedimento su un 8-10 RM, abbassando il carico in quella dopo avremo più possibilità di arrivare a cedimento su un reps range probabilmente un pochino più alto, così che lo stimolo varierà e sarà di diverso impatto. Andremo più verso uno stimolo metabolico. Seconda tecnica di intensità che andiamo a vedere, superset. Il superset viene erroneamente chiamato così, o meglio, si pensa che il superset sia quell'insieme di due esercizi, uno dopo l'altro, che colpisce lo stesso gruppo muscolare. Non è così, quello è il compound set. Il superset consiste nello svolgere due esercizi in maniera continua, quindi uno dopo l'altro, ma che toccano due distretti antagonisti, come possono essere capi differenti delle spalle, quindi l'anteriore e posteriore, petto, dorso, oppure più facilmente bicipite e tricipite, come vi andrò a mostrare adesso. Che scopo ha e quando si deve inserire un superset? Quando si vuole aumentare notevolmente la densità della sessione, quindi aumentarne il volume in poche parole, senza però andare ad aumentare il numero degli esercizi. Quali sono i vantaggi del superset? Beh, sicuramente un recupero indiretto, ovvero in questo caso io andrò a fare un push down alla sbarra per i tricipiti e un curl con bilanciere subito dopo per i bicipiti. Ebbene, il recupero indiretto avviene perché quando io terminerò ovviamente a cedimento la mia serie di tricipiti, quando andrò a svolgere il curl avverrà appunto il recupero indiretto da parte dei bicipiti in quei 60 secondi in cui andrò a portare a cedimento i miei bicipiti. I miei tricipiti, mentre che io alleno i bicipiti nella serie, andranno ad allungarsi e ad accorciarsi ritmati proprio dall'accorciamento e allungamento dei bicipiti. Quindi una volta che io alleno un distretto, il suo antagonista va indirettamente a recuperare. Secondo importante vantaggio di superset è proprio perché aumentiamo, andiamo ad addensare maggiormente il lavoro, è quello di creare molta iperemia nel distretto, molta ipossia, no? Concentriamo molto sangue, creiamo un ambiente anabolico. Ok, let's go! Consiglio soprattutto il superset in distretti con poco impatto neurale, quindi ripeto, le spalle in quelli che sono capi antagonisti, quindi un anteriore con un posteriore, o braccia come adesso, bicipiti e tricipiti, petto dorso, possono essere distretti con il quale effettuare un superset, ma avrete un grosso impatto neurale. Fate Vobis. Ora passiamo alla terza tecnica di intensità, che sono le parziali. Tutti le conosciamo, le parziali sono un'ottima tecnica che riduce il nostro active ROM, ovvero il ROM attivo del nostro full ROM, per andare ad intensificare il lavoro solo sul tratto iniziale. È sicuramente vero che sfruttare tutto il nostro full ROM è funzionale all'ipertrofia, ma ci sono certi esercizi dove le parziali vengono in nostro aiuto per intensificare e migliorare il lavoro. E questo quando? Quando ci sono certi esercizi in cui il profilo di resistenza non è proprio ottimale, quindi se ben arrivati a cedimento tecnico ci rimane qualche reps in tank, ovvero qualche ripetizione ancora da bruciare, ancora da poter utilizzare. Quindi appunto le parziali sono un ottimo metodo per intensificare l'effort e superare quel grado di cedimento tecnico, intensificando proprio il lavoro nel tratto iniziale. Ovviamente a livello di meccanismo ipertrofico andremo sempre più verso lo stress metabolico. Proviamolo. Sento molta tensione proprio nel primo tratto di esecuzione quando il bicipite è ancora allungato.
Le parziali, una volta arrivato a cedimento tecnico sulla serie, fanno rimanere sullo stimolo iniziale dopo più tensione. Sottolineo che le parziali devono essere ben controllate, quindi non scattose. Solitamente sono meglio gli esercizi in cui avete un ottimo bracing, quindi siete settati in una maniera sicura dove potete esprimere un buon effort. È una tecnica che può sposare benissimo esercizi di preaffaticamento, esercizi meccanici, esercizi di all out per spremersi al massimo. Una variante molto interessante di parziali è quella di utilizzarle su tutta la serie completa. Si presterebbe meglio magari ad un curl con bilanciere, ma provo a farla qui, ve la faccio vedere. Andrò a fare 7 parziali nel primo tratto, 7 complete dove raggiungerò il cedimento tecnico qui e 7 parziali nell'ultimo tratto in accorciamento. Provatelo. Io ho ottenuto 7 rep, potete tenerne 8, 10, 12. L'importante è arrivare sulla seconda miniserie completa a cedimento tecnico. Tecnica stretch forzato. Questa è una delle migliori tecniche che abbiamo nel nostro armamentario di tecniche di intensità. Consiste nel rimanere in massimo allungamento. Quali sono i vantaggi dello stretch forzato? Bene, stare in massimo allungamento può andare ad attivare tutti e tre i nostri meccanismi ipertrofici. Il danno muscolare lo enfatizziamo rimanendo in stretch sotto l'inerzia di un grosso peso. La tensione meccanica la andiamo ad esasperare facendo impazzire i nostri meccanorecettori, ancora di più se il carico è molto elevato. E lo stress metabolico lo attiviamo proprio perché rimanendo in massimo allungamento per molto tempo andremo a creare molta ipossia, molta iperemia, concentrazione di sangue. E secondo vantaggio, ma non meno importante, rimanere in stretch forzato riuscirà a migliorare effettivamente quello che è il nostro active ROM. Personalmente consiglio di inserire questa tecnica di intensità solo nell'esercizio all out, proprio per andare a spremerci ed esaurirci definitivamente alla fine di una sessione. Al contrario, per esempio, di una tecnica come il superset, che è consigliabile effettuarla su gruppi piccoli, lo stretch forzato invece consiglio di effettuarlo su gruppi grandi dove possiamo sopportare grossi carichi, sempre ovviamente rimanendo in massima sicurezza. Sconsiglio ovviamente quei distretti difficili da allungare, immaginiamoci le spalle oppure bicipiti e tricipiti, in cui un massimo allungamento forzato potrebbe portare anche a infortuni. Facciamo sberle con le mosche? È possibile effettuare lo stretch forzato partendo da zero nella serie, quindi mettendosi direttamente in massimo allungamento e rimanendoci un minuto, oppure, cosa che io preferisco, effettuare la serie a cedimento tecnico e rimanere in stretch forzato fino a completo cedimento. In questo caso la regola di 30 secondi un minuto è assolutamente soggettiva. Andremo con delle chiusure al cavo per il pettorale. Andiamo. Ok, let's go. Massimo allungamento per il pettorale. Yeah, I'm sick like that. Questa è una tecnica di intensità che non tutti conoscono, denominata doppio impulso. È molto simile alle parziali che vi ho fatto vedere prima, soprattutto la variante delle parziali. Vi ricordate quelle, le prime 7, le seconde 7 complete e le ultime 7? Ebbene, anche qui questa tecnica va a differenziare il nostro ROM, ovvero consiste nell'effettuare una ripetizione completa susseguita subito dopo da una ripetizione parziale in un tratto di ROM a scelta, o iniziale, o finale, o anche centrale. Un ottimo esempio per il doppio impulso è l'hack squat, dove sappiamo che abbiamo molta più tensione in basso piuttosto che quando i nostri quadricipiti sono accorciati, quindi nella fase in cui torniamo su. In questo caso la mia parziale sarà molto più impegnativa, no? Accumulerà molta più tensione rispetto a che la mia fase in cui i quadricipiti sono accorciati e io sto in piedi. Questa successione, ripetizione completa, ripetizione parziale, permette di accumulare molta tensione nella mia parziale, che viene poi rilasciata, no, con un rilascio metabolico nella mia ripetizione completa. Vediamo. Ok, let's go. Una completa e una parziale.
questa è da provare. Le tecniche di intensità sono tante e sicuramente per spiegarla a modo ci vuole il suo tempo, quindi ho scelto di dividere questo contenuto in due video. Questo è il primo, dove ho analizzato una prima parte di tecniche, e nei prossimi video vedrete la seconda parte. Spero che questa prima parte vi sia piaciuta, spero che vi stia piacendo. Ci vediamo alla prossima. Peace.